Ciao e benvenuti in questo video tutorial su come montare il linking ride dell'azienda LS2 in un casco modulare, in questo caso lo scope. All'interno della scatola troviamo due accessori fondamentali che servono a posizionare questa qua, che è il comando, ok, da cui andiamo a dare comando all'interfono, e l'altra è questa parte qua, che dove andremo a inserirci la batteria. Sono fatti in questo modo qua. Ovviamente andiamo a togliere quello che è l'originale, che questo lo andiamo a sfilare. Nella parte destra ci andiamo a inserire quello dove in un secondo momento ci andremo ad inserire quella che è il comando. Nella parte sinistra del casco, dove vedete il cinturino rosso, ci andremo a inserire quello con la gomma quadrata, dove ci andrà interna la batteria. Ci andremo a inserire la batteria, scusate. Prima io mi sono avvantaggiata. All'interno ci sono dei vani cuffia, dove andremo a inserire la cuffia. Io mi sono avvantaggiata e ci ho inserito già gli adesivi. Dopo averci inserito gli adesivi, che sono questi, ci andiamo ad attaccare le cuffie ultra slim che l'azienda ci dà in dotazione già all'interno della scatola. Dopodiché andiamo a posizionare questa cuffia, ve la faccio vedere, questa è la cuffia con il microfono attaccato, lo andiamo a posizionare all'interno. Mi raccomando, seguite i passaggi correttamente in modo tale da non sbagliarvi. I fili non devono mai essere aggrovigliati tra loro, devono essere tutti liberi in modo tale che non ci sono problematiche di connessione. Andiamo a inserire tutti i cavi che vedete e ora non ci rimane che riandare a inserire la calotta del casco, ok? Dove poi vedete ci sono tutti i bottoncini, quindi è molto semplice. L'unica cosa che notiamo in questo interfono non è che il microfono. Dopo andiamo a reinserire le guanciole che abbiamo tolto precedentemente, ovviamente per andarci a inserire l'interfono. Dopo aver inserito correttamente le guanciole, in questo modo qua, le guanciole mi raccomando sono a incastro, fate attenzione al tessuto, e andiamo leggermente ad aiutarci con le dita per far rientrare il tessuto in maniera corretta, correttamente. Dopodiché non facciamo altro che alzare leggermente, cercare dove poter posizionare i bottoncini e andiamo delicatamente a riporre la guanciola attaccata al casco. Facciamo lo stesso anche dall'altra parte. Prendiamo la guanciola, mi raccomando, dal momento in cui andiamo a rimontare la guanciola dobbiamo fare attenzione, perché precedentemente i cavi non c'erano quando siamo andati a sfoderare, mentre ora ci sono veramente tanti cavi. Allora, mi raccomando, nella parte sinistra dove vedete che c'è il visierino interno dobbiamo fare attenzione, perché c'è anche il microfono da fissare in modo tale da non usare ulteriori adesivi che non servono in questo caso, perché la guanciola sostiene il microfono. Anche qua facciamo lo stesso lavoro che abbiamo fatto di là, aiutandoci sempre con i pollici. Andiamo ad inserire il tessuto all'interno facendo molta attenzione, perché è un tessuto abbastanza delicato in questo punto, soprattutto dove ci sono le cuciture fatte a macchina. Andiamo dopodiché a posizionare il microfono tra questa cucitura e la fine della guanciola. Andiamo a posizionarlo verso l'interno con questo movimento e non ci rimane che chiudere i bottoni del casco della guanciola. Mi raccomando, all'interno poi vedete rimane il tessuto così. Cosa dobbiamo fare? Leggermente alziamo la calotta e inseriamo il tessuto all'interno in modo tale che non rimane più nulla. Il casco è pronto, l'interfono è stato montato, questo è il risultato. Alla prossima!